Renzo Martinelli, un grande regista italiano che tutti conoscono per diversi soggetti molto molto differenti tra di loro, che vanno da Carnera al Vaillant, che vanno da Porzus, la tragedia partigiana, e vanno anche a un film che ha fatto discutere, che ha riguardato il caso Moro. Questo è l'aspetto nuovo che ci sta caratterizzando in questi giorni ed è anche questo il tema di un tuo film famoso che ha affrontato il retroscena di uno dei più impressionanti, imprevedibili, gialli mai risolti della storia italiana, e cioè il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. No, queste nuove rivelazioni hanno semplicemente confermato quello che noi abbiamo scoperto durante 3 anni di lavoro sulla sceneggiatura. Come tu saprai, un brigatista che era in Via Fani, sul sellino posteriore della moto Honda, prima di morire manda una lettera a un maresciallo di PS rivelando che lui era in Via Fani, quindi era sulla Honda, e che all'angolo Via Fani Via Stresa c'era un colonnello dei servizi, il colonnello Camillo Guglielmi, che è esattamente quello che noi 10 anni prima avevamo sostenuto nel film. Ma la nostra era semplicemente un'intuizione drammaturgica. Noi sapevamo della presenza di una moto Honda, sapevamo della presenza di questo colonnello dei servizi che assiste De Viso all'agguato, e ci siamo detti: ma se uno dei due della Honda, quello seduto dietro, avesse un tumore, fosse un malato terminale, e prima di morire volesse sgravare la coscienza di questo segreto che si porta dentro consegnasse a un giudice istruttore il Super 8 girato in Via Fani. Ecco, l'idea drammaturgica che piace seguire è questa, che è esattamente quello che si sta riproponendo oggi. Quindi è una coincidenza, devo dire, sconcertante, insomma, curiosa. E quindi riconferma quello che noi già sapevamo, cioè che quell'azione militare dell'assassinio della scorta e del rapimento di Aldo Moro fu un'operazione militare di perfezione assoluta, alla quale assiste un colonnello, questo colonnello Guglielmi, che è il capo addestratore nelle tecniche di imboscata a Capo Marraggio in Sardegna, quindi non è un colonnello qualsiasi, è lì sul luogo dell'agguato nel momento in cui avviene. Quindi secondo me sono le prime smagliature che si stanno creando all'interno di una vicenda che da molti anni è rimasta impermeabile a ogni tentativo di investigazione. Certo, si può dire che l'arte cinematografica a volte arriva là e prima di quanto sappiano fare gli inquirenti, i tecnici, i magistrati. E forse non è solo il caso Moro, per quanto celebre, ma un altro grande caso insoluto della storia italiana che tu stai per affrontare ed è il caso Ustica. Su questo ci puoi anticipare qualcosa? Ma Ustica, come tu ricorderai, è la più misteriosa tragedia dell'aeronautica mondiale. Un aereo civile con 81 persone a bordo scompare improvvisamente tra le isole di Ponza e Ustica il 27 giugno dell'80. Sono passati 34 anni e ancora non sappiamo con certezza che cosa è accaduto nei cieli sopra Ustica quella notte. Le ipotesi sostanziali sono tre: un cedimento strutturale del DC-9 dell'Itavia, quindi un vecchio aereo che per 8 anni ha trasportato pesce e che è stato trasformato in aereo civile, cede di colpo e si schianta. Una bomba messa nella turret di coda, non si sa da chi, forse dai libici di Gheddafi, e un missile aria-aria Sidewinder che per errore colpisce il DC-9 anziché un caccia nemico cui era indirizzato. Delle tre ipotesi, quella del missile è quella che ha preso maggiormente consistenza. Oggi, se tu chiedi di Ustica a dei tuoi conoscenti, tutti ti diranno: ah, il missile che ha buttato giù l'aereo. Queste tre ipotesi hanno retto fino ad oggi. Noi abbiamo fatto un lavoro molto semplice, che è esattamente quello che abbiamo fatto sul caso Moro. Abbiamo cominciato a recuperare tutta la documentazione esistente e abbiamo cominciato a incrociare i dati, come si dovrebbe fare in ogni investigazione. Ed emergono una serie di indizi che ci portano verso una quarta ipotesi, infatti il film si chiamerà Ustica, la quarta ipotesi. Tutti questi indizi che abbiamo raccolto ci dicono che probabilmente c'è un'ipotesi che non è stata sufficientemente considerata su questa strage. Ti cito la più eclatante fra le scoperte che abbiamo fatto. 2 giorni dopo la strage, quindi l'aereo cade il 27, il 28, il 29 e il 30, affiorano i primi cadaveri nel Mar Tirreno. Assieme ai cadaveri, non in un altro punto del mare o 2 mesi dopo, assieme ai cadaveri viene recuperato un pezzo di lamiera di 6 metri di un caccia americano, il seggiolino iniettabile del pilota, il paracadute, la cintura del pilota e il salvagente con la scritta US Navy.
Quindi questi reperti sono reperti ingombranti, non sono bulloni. Verranno trasportati all'aeroporto militare di Bocca di Falco di Palermo e spariranno senza lasciare traccia. Per nostra fortuna, un giornalista di Paese Sera li fotografa e ci fa un pezzo a 5 colonne. Quindi è un fatto certo e incontrovertibile che assieme al DC-9 cade un caccia americano. Come si spiegano quei reperti in quel tratto di mare nello stesso momento? Ecco, questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto. Ora, non è che noi abbiamo la presunzione di dire adesso arriviamo noi e vi raccontiamo la verità. Noi diciamo semplicemente sono molti gli indizi che ci portano a ipotizzare ragionevolmente una quarta ipotesi, che non è stata fino ad oggi sufficientemente esplorata. Certo che per un regista italiano, in un periodo di, possiamo dire, di conformismo tematico e anche in parte, credo, proprio artistico, cinematografico, essere sempre, diciamo così, contro, essere sempre all'attacco non deve essere facile, non deve essere semplice. Io penso agli altri film, molto difficili che tu hai proposto, per esempio Il Mercante di Pietre sul terrorismo islamico. Ecco, come vivi questo tuo essere regista fuori, decisamente fuori dal coro? Ma sai, è il famoso apologo della tartaruga e dello scorpione, insomma, purtroppo il carattere non lo cambi, insomma, piace questo tipo di cinema, mi piace investigare molto sulle vicende che hanno coinvolto questo paese e quindi lo faccio con molta fatica, con sempre maggior fatica, perché come dicevi, viviamo tempi che non sono propriamente felici per questo tipo di indagini cinematografiche. E quindi devi faticare molto nel reperire le risorse finanziarie, devi faticare molto nel mettere assieme il film, devi faticare molto nel promuovere, nel far sì che il tuo film abbia un'uscita adeguata nelle sale. Insomma, no, non è semplice, non è semplice. L'unico vantaggio relativo è che poi il tempo ripaga. Piazza delle Cinque Lune, che tanto venne boicottato quando uscimmo 10-11 anni fa, Quello sul caso Moro. sul caso Moro, oggi è considerato un cult movie, lo studiano nelle università, ci sono persone che l'hanno visto 7-8 volte, se lo passano fra gli amici, quindi è un film che ormai si è sedimentato come un tentativo onesto di arrivare a una verità su quella vicenda. È il destino di molti film, un po' come i fiumi carsici, insomma, a un certo punto scompaiono sottoterra e riaffiorano 20 km più a valle. Molti film hanno questo singolare destino e i miei a volte hanno questo tipo di vicende. Quando possiamo contare di vedere sullo schermo la quarta ipotesi? Noi speriamo di essere pronti per febbraio 2015 per poter andare al Festival di Berlino, perché questo tipo di film ha bisogno di come dire, di una finestra mediatica molto ampia, perché tu esci col film e la gente non lo sa, quindi scompari dopo una settimana e la gente manco sa che è uscito, quindi un festival forse darebbe un giusto risalto. La gente e gli spettatori potranno essere informati, certo attraverso questo video di Libertates, ma forse anche attraverso un sito che tu stai organizzando a proposito. Stiamo cercando di fare un'operazione transmediale, cioè mettere in moto diversi media che concorrono prima dell'uscita del film a far conoscere quello che stiamo facendo. Abbiamo aperto un grosso portale web dedicato a Ustica, Che si quindi per chiama? ora Flight 870, Flight 870, che è il numero di identificativo del volo Italia. Questo portale per ora parla di Ustica, quindi il contesto storico, l'ipotesi del cedimento strutturale, la bomba, il missile. Mano a mano che ci avvicineremo all'uscita del film, lo sposteremo il tiro sul film. Stiamo ipotizzando una graphic novel, la vicenda di Ustica raccontata dal pilota libico, un radiodramma da proporre alla radio del Sole 24 Ore in cui la nostra protagonista racconta la sua storia di mamma che ha avuto la figlia perita in questi incidenti. Insomma, mettere in moto una serie di mezzi di comunicazione che ci consentono di arrivare all'uscita avendo già molto seminato sul terreno della comunicazione, perché non possiamo sperare di concentrare tutto nel mese precedente l'uscita del film. Cioè, o tu hai i budget che ha Checco Zalone, che hanno questi comici, allora investi 3 milioni di euro nella promozione, fai manifesti, spot, radiocomunicati e quindi comunichi il tuo film. Noi non avremo quel budget, quindi non saremo in grado di promuovere il film adeguatamente. Cerchiamo di muoverci con anticipo, seminando prima quello che ci serve far conoscere sul progetto che stiamo realizzando. Il terrorismo islamico, o meglio l'islamismo radicale, che per alcuni, per me per esempio, è il nuovo totalitarismo del XXI secolo. Tu l'hai affrontato addirittura due volte, sia col Mercante di Pietre,
in cui appunto appare un terrorista islamico, e sia con l'altro, 11 settembre, quello però non dell'America, ma antico, del 600 di Vienna. Ecco, qual è secondo te il terrorismo islamico o l'islamismo radicale o il totalitarismo islamista che effettivamente noi ci troviamo ad affrontare in questi anni? Ma io ho tentato attraverso questi due film di analizzare questo fenomeno. Tu devi pensare che prima dell'attacco alle Torri Gemelle, noi non sapevamo che esistesse questo mondo. Era un pianeta sconosciuto ai più. Che esistessero gli sciiti, i sunniti, i salafiti, nessuno lo sapeva. L'attacco alle Torri ci ha costretto a prendere coscienza di un fenomeno mondiale, cioè un'intera cultura ostile all'Occidente. Noi l'abbiamo scoperto lì. Io avevo scritto due film contemporaneamente, sia Il Mercante che La Battaglia di Vienna, l'11 settembre, perché nel Mercante di Pietri io cerco di analizzare il malessere oggi, cioè perché questa cultura è così inveperita contro l'Occidente, perché questo odio così radicale verso la cultura occidentale. Con l'11 settembre siamo andati alle radici del malessere, cioè secondo noi il malessere nasce lì, cioè ciò che ha dato origine a questo, a questa ansia di rivalsa, a questa ansia di vendetta da parte di quel mondo, nasce con la grande sconfitta di Vienna dell'11 settembre del 1683. 300.000 musulmani contro 70.000 cristiani. Erano certissimi di vincere. Cioè, quando la notizia arriva a corte a Istanbul, che invece è stata una sconfitta, non ci vogliono credere. Quindi noi non riusciamo nemmeno a immaginare, per una cultura orgogliosa come quella musulmana, cos'è significato essere stati sconfitti da 70.000 cani infedele. Il rancore, il malessere, l'odio nasce lì. Quest'ansia di riconquista, di rivalsa nasce lì. Le radici sono più profonde di quelle che ci hanno raccontato. Quindi non sono l'invasione sovietica dell'Afghanistan o le malefatte che gli americani hanno combinato in giro per mezzo mondo. La radice è lì. Poi certo, noi occidentali abbiamo accelerato questo processo. L'abbiamo semplicemente inserito dei reagenti che ne hanno accelerato la corsa, ma la reazione chimica era già iniziata con quella famosa sconfitta davanti alle mura di Vienna. L'obiettivo era conquistare Vienna, scendere fino a Roma e trasformare San Pietro in una moschea. Per un puro caso l'operazione non gli riesce, per un puro caso. Ma se non ci fosse stato un grande sacerdote cristiano, Marco D'Aviano, e un re polacco, Jan Sobieski, avrebbero vinto. E una volta presa Vienna non avrebbe avuto più ostacoli per scendere a Roma. Ecco perché il tentativo di fare due film nei quali analizzare questo fenomeno. Il Mercante di Pietra ha avuto un discreto risultato, 11 settembre è passato nell'indifferenza generale, perché cioè, parliamo di problemi sui quali la massa non ha più sensibilità. Cioè chi va al cinema non ne può fregare di meno. Cioè hanno già rimosso le Torri Gemelle, che è stato un evento apocalittico, eppure è già stato rimosso. E quindi oggi, in questo periodo, per dirla con gli arabi, gli uomini somigliano più al loro tempo che ai loro padri. E noi somigliamo a questo tempo, che è un tempo di superficialità, di disinteresse per i problemi, di concentrazione sul qui e ora. Il telefonino, la macchina, il fine settimana, questi sono i tempi in cui viviamo. E questo dimostra anche poi l'esito della cinematografia italiana, sono tutte commedie, film comici ormai, nella stragrande maggioranza. Quindi il tentativo di fare un cinema diverso cozza contro questo tipo di humus culturale. Vorrei chiudere questo video ricordando un nostro comune amico, un grande scrittore che ha ispirato te, in particolare nell'11 settembre della Battaglia di Vienna, e a me nella mia scrittura professionale, cioè Carlos Gorlón, che credo sia stato importante per tutti e due e che è un po' presente in questo video, se sei d'accordo, per i temi che tu hai agitato e per la libertà intellettuale con cui li hai affrontati e li ha affrontati. Grazie.